Ora, buonasera a tutti, sono le ore 19:34, diamo inizio al Consiglio Comunale di questa sera, do la parola al segretario per l'appello. Buonasera, Cicuto Oscar, da San Paolo, Nicodemo Valentina, Solida Edoardo, Amadio Lorenzo, Tintin Gianfranco, Bellotto Roberta, Timpola Anna, Geremia Mario, Geremia Davide e Anastasia Tommaso, siete tutti presenti. Vi ricordo che la prima proposta e l'approvazione dei verbali della seduta precedente, nella scorsa seduta e quindi dovranno astenersi il consigliere Bellotto, il consigliere Geremia Mario e il consigliere Anastasia Tommaso. Ora diamo inizio appunto al punto numero 1, come accennava il segretario, è la delibera del Consiglio Comunale numero 37, proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 37 del 1 dicembre 2023, ad oggetto approvazione verbali della seduta precedente, dal numero 28 al numero 33. La delibera del Consiglio Comunale numero 28 del 14 novembre 2023, ad oggetto approvazione verbale seduta precedente, dal numero 20 al numero 27, adottati nella seduta del 31 luglio 2023. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 29 del 14 novembre 2023, ad oggetto variazione del bilancio di previsione 2023-2025, con applicazione dell'avanzo di amministrazione 2022, parte libera, articolo 135,2, decreto legislativo 267 del 2000. Delibera del Consiglio Comunale numero 30 del 14 novembre 2023 ad oggetto ratifica delibera di giunta numero 99 del 28 settembre 2023 ad oggetto variazione urgente al bilancio di previsione 2023-2025, articolo 135,4 decreto legislativo 267 del 2000. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 31 del 14 novembre 2023 ad oggetto trasformazione di Eliventa Tagliamento Acqua SPA in società Benefit. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 32 del 14 novembre 2023, ad oggetto operazione di integrazione societaria tra Veritas SPA e ASVO SPA, presa d'atto dell'affitto da parte di ASVO SPA a Veritas SPA del ramo d'azienda relativo alla gestione dei rifiuti urbani. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 33 del 14 novembre 2023, ad oggetto comunicazione del sindaco. Chiedo se vi siano interventi in merito. Non vedo interventi in merito, pertanto andiamo a votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Roberta Bellotto, Mario Geremia e Tommaso Anastasia. Bene. Procediamo col punto numero 2 all'ordine del giorno. La proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 34 del 23 novembre 2023, ad oggetto approvazione del documento unico di programmazione semplificato DUPS 2004-2026. Do la parola al Sole Finfola per la trattazione del punto. Allora, come dicevo poc'anzi, abbiamo affrontato questo punto anche ieri sera, abbiamo fatto un po' una carrellata, quindi se a meno che non avete qualcosa da dire o da chiedermi. Sì. Ieri sera nella commissione bilancio abbiamo parlato, insomma, fra i vari argomenti affrontati, quello della fatturazione della Tari, che viene in qualche modo delegata a Veritas, quindi non è più un'operazione, un procedimento che viene fatto in casa, ecco, dagli uffici comunali, ma viene delegato a terzi. Volevo chiedere se questo tipo di servizio comporta un costo, cioè se oltre a pagare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, si paga anche il servizio di fatturazione. Vado Sora, vado io. Allora, Bilancio, sì. aspettavo di Allora, parlare. in merito a questo punto, in realtà già dal 2018 la fatturazione non è più fatta dal comune, era fatta da ASVO. Quindi, dando tutto il servizio a Veritas, passa anche la fatturazione. Tanto che l'operazione ha avuto una velocizzazione creando questa opzione intermedia del ramo d'azienda nel 2018. Tanto che appunto la velocizzazione, la modifica con l'inserimento del ramo d'azienda è perché
causa questo nostro grandissimo ente nuovo che si chiama ARERA, che conosciamo bene, è modificata, quindi bisogna modificare il programma, cambiarlo. E il cambio del programma costa circa 800.000 euro, perché non è, insomma, una cosa semplice, per l'operazione, e pertanto era una modifica. Veritas aveva già il programma, quindi si è solo velocizzato con il ramo d'azienda perché non avevamo tempo di farlo. Però già di fatto la fatturazione da anni veniva messa, cioè veniva emessa da ASVO. La fatturazione sarà uguale dal punto di vista visivo, solo che invece che essere scritto solo ASVO Taglio Veneto, ASVO Società di Veritas, sarà Veritas Comune di Taglio Veneto, ma comunque tutto quanto viene fatto dalla nuova società. Quello che cambierà, ma non tanto per questo, per il cambio di societario, ma per la tipologia di raccolta da Tari a Tarip, è che esce dal bilancio tutta quanta la partita e avremo solo l'uscita. Quindi questa è l'unica modifica che viene fatta. Avete altre domande? Ovviamente il costo è già spalmato all'interno della bolletta, perché, esatto, come era prima, non succede niente, insomma. Fa parte dei costi di gestione di ASVO / Veritas, quindi rimane uguale, sono i servizi interni, quindi il mio servizio. Per il Taglio sono circa sui 20.000 euro comunque. Allora, per quanto riguarda questo punto, ci sono altri interventi? Non vedo altri interventi, pertanto procediamo con la votazione. Allora, chiedo solo al segretario, visto che c'è questa nuova tipologia, se c'è comunque l'immediata. Sì, c'è sempre l'immediata, perfetto. Allora, andiamo a votazione. Favorevoli, contrari, astenuti, Davide Geremia, Mario Geremia e Tommaso Anastasia. Procediamo anche con l'immediata. Favorevoli, contrari, astenuti, come sopra. Procediamo col punto numero 36 all'ordine del giorno, proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 36 del 29 novembre 2023, ad oggetto presentazione schema di bilancio di previsione 2024-2026, approvato con deliberazione di giunta comunale numero 117 del 15 novembre 2023, presa d'atto. Quindi c'è questa nuova formulazione che è una presa d'atto. Do la parola a Sole Finfola. Esatto. Do la parola a Sole Finfola per la traduzione del punto, prego. Anche qui abbiamo parlato ieri sera, sempre in commissione bilancio, quindi io, se non avete domande, ho spiegato un po' le cose più salienti, le cose un pochino più importanti. Fondamentalmente il bilancio non cambia di molto, nel senso che è sempre questo, abbiamo questa partita a livello proprio di soldi che non entrerà più nel bilancio comunale, ma che uscirà direttamente, di conseguenza manca proprio dal bilancio comunale. Io, per invece la seduta di fine mese, invece preparerò una relazione in maniera che verranno spiegati e ricordati i punti, in maniera che viene rinfrescato e viene, insomma, capibile un po' per tutti, viene spiegato in maniera semplice un po' per tutti. Ci sono interventi in merito? No. Allora andiamo a votazione. Anche qui abbiamo comunque l'immediata. Faccio sempre la verifica perché, appunto, essendo una cosa un po' nuova, non l'hanno messa qui. Ah sì, c'è, eccola qua, scusate. Allora, favorevoli, contrari, astenuti, Davide Geremia, Mario Geremia, Tommaso Anastasia. Votiamo anche l'immediata. Favorevoli, contrari, astenuti, come sopra. Procediamo col punto numero 4 all'ordine del giorno, proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 35 del 27 novembre 2023, adottato approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 e dell'elenco annuale 2024.
Allora, in questa delibera, che insomma ormai abbiamo imparato a conoscere tutti quanti, c'è una sola modifica rispetto a quanto approvato in giunta. Nel senso che, come tutti quanti mai sappiamo, nel 2024 vengono inserite solamente le opere che hanno la copertura finanziaria. In delibera di giunta, nei tempi che l'abbiamo approvata, non eravamo a conoscenza che siamo stati tributari di un finanziamento che avevamo richiesto, ma non sapevamo i tempi di aggiudicazione, visto che solitamente sono molto più lunghi, però questa volta sono più veloci. E abbiamo portato la modifica per due cose. Primo, perché nello specifico, visto che è l'unica opera che inseriamo come nuova nel 2024, è la ripresa delle sponde e il ripristino della sezione idraulica del Roggio Lugugnano in comune di Tagliovento. Questo lavoro è una parte del progetto che abbiamo già visto. È un progetto di 1.650.000 euro interamente, che andava a ricalibrare tutta quanta la Roggio Lugugnana, andava a creare delle vasche di espansione e quant'altro. E l'avete che già visto, mi pare, in commissione, sì. C'era l'occasione, come nostra usanza, insomma, cerchiamo di prendere tutte le occasioni, visto le poche sostanze del nostro comune, e abbiamo preso l'occasione che il consorzio di bonifica abbiamo ridotto il lavoro, cioè diviso un lotto praticamente, del lotto quello centrale, che è quello un po' più ammalorato. Da dove va? Per chi conosce, insomma, il paese, va dal collegamento tra via Chiesa e via Parze, da quel ponte lì circa, dove ci sono già dei lavori fatti ma vengono messi a posto, e si va fino alla fine dell'area del PEP, dove c'è un altro ponte che collega l'area edificata con la zona agricola. Con 5,50 riusciamo a fare questo qui, poi ci potrebbero essere i bassi d'asta e quant'altro, però quelli si vedono dopo. Quindi abbiamo inserito i 500.000 euro di finanziamento, che è il problema che noi possiamo fare nel 2025. In realtà, quando l'hanno approvato, hanno messo l'obbligo di affidare i lavori entro 12 mesi, e quindi per questo abbiamo dovuto fare l'escamotage. No, il finanziamento della Regione Veneto, questo è regionale, Regione Veneto. E i 50.000 qua sopra. Regione, i 50.000 euro con fondi investimenti, bilancio e oneri, ora pensiamo, ora come ora, perché non ci sono altre possibilità, di metterli con un mutuo. In realtà poi nel corso dell'opera, dell'annata, scusate, prima di affidare l'opera, pensiamo di usare l'avanzo libero, perché insomma non ha senso aprire un mutuo per 50.000 euro, abbiamo l'avanzo libero, sia opportuno lì, visto comunque l'indebitamento già del nostro comune. Quindi questo per quanto riguarda quell'opera. Per quanto riguarda invece il 2025, abbiamo il completamento e centramento energetico scuola primaria del capoluogo, che sono 100.000 euro dati da fondi investimenti, e 100.000 euro speriamo che la regione ci dia, torni a fare il bando. E poi vorremmo fare, perché è stato di nuovo richiesto, vediamo con le ferrovie, se riusciamo a fare il sottopasso ferroviario, perché c'è una ripresa dell'uso del treno, la ferrovia non permette più il passaggio promiscuo dalla parte Telese direttamente. C'è il collegamento dall'altra parte, c'è una difficoltà mentale nell'usare il marciapiede a fare il giro lungo, perché bisogna fare quello più corto. C'era un progetto, bisogna rivederlo, speriamo che con l'elettrificazione, visto che qualche passo a Portoluaro si è visto verso Portoluaro Casarsa, e lì spereremo di andare con quel progetto. Poi abbiamo la mitigazione del rischio idraulico e aumento della resilienza dei centri urbani, quindi quello che si parlava prima, 1.650.000. Abbiamo messo qui circa 1 milione di euro, che è la parte circa che avanza. Collegamento ciclo pedonale di via Cintello, 1.028.490, e sono quelli dell'opera fatta inizialmente con il piano rigenerazione insieme a altri comuni, capofila e Cinoco Maggiore. La nostra parte è questa, rivista. Adeguamento sismico, edifici comunali, scuola primaria. Qui abbiamo finito, se vi ricordate, di alcuni edifici, abbiamo finito, anzi, tutte le prove. Adesso dovremo capire la progettazione, quindi appena speriamo di avere quanto prima di nuovo un ufficio tecnico, visto che Carmelo è in ferie, perché avanza le ferie, quindi noi ora siamo senza ufficio tecnico,
Porto Ruaro oggi ha fatto ha fatto la prova scritta a Porto Ruaro e sono oggi si sono presentati, sono 6 persone sono presentate su 13 iscritte, speriamo bene. Però non finito stasera la prova scritta, quindi non sappiamo ancora nulla di quanti passeranno l'orale. Però abbiamo l'obbligo di dover cominciare a pensare anche all'adeguamento sismico degli edifici, principalmente quelli che sono le scuole, e quindi questi sono i due importi che sono dati dai primi due studi fatti appunto dalle prove. Quindi non è un definitivo, però per dare un progetto, come voi ben sapete, bisogna avere un'idea iniziale di quanto potrebbe costare, e questo ci è stato dato dalle prove. Ci sono interventi in merito? Prego, Mario Geremia. Solo una domanda, il sottopasso ferroviario dove? Dove c'era la stazione? Ah, ok. È un progetto fatto nel 2000 e, mi pare 16, potrei sbagliare l'annata, non me la ricordo a memoria, ma se 16, e c'è un sottopasso. E quando si cominciava a parlare più concretamente, cominciavano a parlare di elettrificazione del Portovaro Casarsa, che sono anni che se ne parlano, in maniera più concreta intendo, era stato proposto quel passaggio. E era stato messo anche inizialmente nel master plan delle piste ciclabili, e per scelta principalmente mia, ma di questa amministrazione, abbiamo preferito fare via Ippolito Nievo, che ci sembrava più opportuna rispetto al sottopasso, non perché il sottopasso sia non avesse nessuna importanza, però c'è un collegamento ciclabile, ciclo pedonale in sicurezza, che va lungo la ferrovia Natale di Sant'Antonio, ma lungo la ferrovia. Però anche questo va visionato, anche perché il costo enorme di un sottopasso pedonale, perché sarà solo pedonale di quel genere, è perché, come voi ben sapete, siamo in un'area depressa dal punto di vista dell'acqua, quindi visto che c'è il canale in parte che scola tutte le acque del paese, non sarebbe così facile. Però fare la doppia discesa o doppia salita, le ferrovie già tutto di no. Abbiamo avuto dei primi contatti, non sono facili, perché chi segue Portovaro Casarsa è Trieste ancora, ed è veramente difficile parlare assieme, ma la doppia discesa non è più possibile, perché la escludono perché è pericoloso. Ecco. Altri interventi? Andiamo al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Davide Geremia, Mario Geremia, Tommaso Anastasia. Votiamo anche l'immediata. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come sopra. Allora, passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, il numero 38, che sono le comunicazioni del sindaco. Allora, ho due comunicazioni, parto da quella più semplice. Il 21 di dicembre 2023, quindi fra pochi giorni, ci sarà l'annuale auguri di Natale con la premiazione del premio Stella di Natale. L'orario indicativo sono 18:30-19, poi vi arriverà comunque la comunicazione ufficiale. Questa colgo l'occasione, insomma, per comunque invitarvi tutti quanti, tutto il consiglio, ad essere partecipe a quella serata. Dopodiché ci saranno altre iniziative natalizie, alcune già iniziate sabato scorso, per il Natale, che c'è il concerto, ma ci sarà sabato 9 alle ore 11:30, c'è la mostra di presepi in sala giunta, che sarà per tutto il mese, e poi ci saranno varie iniziative. In realtà sarà abbastanza impegnativa sia il mese di dicembre sia il mese di gennaio, perché poi nel mese di gennaio la data è il 13 di gennaio, sabato, quindi anche questa se volete segnarvela. L'orario lì veramente è un po' più complicato, dobbiamo capire se riusciamo a mettere in piedi qualcosa come orario per mettere insieme ad altri, ed è legata al fatto dell'ottantesimo del bombardamento. Il 13 è la data in cui presenteremo il progetto finale, cioè a Teglio Veneto. Devo dire che è stato c'è un forte interesse, ed è oltre il forte lavoro che sta facendo l'assessore Nicodemo insieme a dei collaboratori, perché siamo riusciti ad avere anche il patrocinio per l'opera, al di là di alcuni comuni friulani, Corovado, Morsano, Codroio e poi Savito del Tagliamento, non sono a caso perché sono quelli dove c'è stato il bombardamento, i principali.
Abbiamo avuto anche il Ministero della Difesa, l'aviazione militare secondo stormo, quindi Codroipo, e non sono finiti poi Regione Veneto, con difficoltà, qui devo ringraziare la fortuna che tramite l'ACLIF ho conosciuto l'ex sindaco di Verbasone Argene, perché la Regione Friuli era un po' titubante nel dare il patrocinio, perché non danno mai un patrocinio fuori regione. Ma abbiamo dovuto spiegare, insomma, in maniera un po' solerte, che in realtà è una cosa che si comprende la loro regione. E proprio ieri mattina ci è arrivata la comunicazione ufficiosa, ma arriverà anche ufficiale, del patrocinio. La banca ha partecipato anche con un contributo, e la città metropolitana di Venezia con un contributo anche. Quindi, insomma, siamo speranzosi che abbia un forte riscontro come il libro sulla Prima Guerra Mondiale. Quindi questo è l'evento clou che abbiamo, poi ci sono tutte le altre cose che insomma non sto. Il domenica 17, questo sì ve lo dico, alle 9.15 molto probabilmente, ci sarà l'inaugurazione del cibo ai partigiani Nosella e domenica 17 alle ore 9.15 con inizio 9.30 ufficiale. Lì a Cintello, in via Ciol, vicino al centro sociale, ecco, e quindi lì ci sarà un attimino una manifestazione, chiamiamola così, di commemorazione. Non abbiamo ancora mandato gli inviti, perché sto aspettando che l'AMPI Portoguaro ci dia un po' di indicazioni più precise. La comunicazione è quella più importante, o comunque più difficoltosa. Avrete sentito in questi giorni di un po' di confusione che sto facendo insieme al Comune di Fossalta per l'accorpamento, più fusione, del plesso dell'Istituto Comprensivo di Tognati di Fossalta con l'Istituto Bertolini. È una normativa nazionale recepita dalla regionale. La nostra contrarietà, l'avete letta, comunque è data specialmente nei modi in cui siamo venuti a conoscenza e in cui è stata gestita questa manovra. Siamo tutti consci che insomma c'è un indice di natalità sempre peggiore. Noi come Teglio in realtà siamo fortunati a livello di abitanti, perché bensì ci sia un deficit tra nascite e chi purtroppo passa miglior vita, come si vuol dire, in realtà il numero comunque degli abitanti rimane quasi sempre lì, sui 2250, 2270, siamo su quei numeri lì. Il problema è comunque le nascite. Il prossimo anno la prima elementare, la prima della primaria, parte sulla carta con, se si iscrivono tutti, con 10 bambini, quindi dovremmo faremo riferimento alla minoranza linguistica, sempre ammesso che c'è la DIANO. Spero di sì, perché comunque da anni lavoriamo su questo senso, e proprio in questi giorni anche lavoriamo su questo senso. Però il problema dell'istituto è un problema molto diverso. Non so se la battaglia che stiamo cercando di fare e i contatti che stiamo cercando di avere daranno un frutto per rimanere due plessi separati dal Bertolini. La preoccupazione, al di là di quello che magari avete sentito, noi il giorno 20, il giorno 18 in realtà, sabato, abbiamo saputo via messaggio dalla dirigente che c'era questo documento che girava. Abbiamo mandato il giorno 20 con partenza 21 una lettera, perché il 20 col 21, perché il lunedì ci siamo trovati con il sostituto, e su mia proposta il 21 abbiamo mandato via una prima lettera veloce per dire guardate che qua c'è qualcosa che non va, perché la lettera della città metropolitana che doveva arrivare per conto della regione, perché questo era, cioè la regione dice città metropolitana, avvisate gli enti interessati. La città metropolitana dice che dei tre enti interessati, nel nostro caso Teglio, Fossalta, Portoluaro, due li ha avvisati, e potete immaginare chi non ha avvisato, uno che non conta niente come numeri, perché hanno avviato solo i due, diciamo, dove c'è il plesso, la sede, anche se Fossalta dice che non è arrivato nulla. Quindi hanno guardato sul protocollo, non è arrivato nulla. Ma poco sarebbe, perché siccome la dovrebbero aver spedita comunque il giorno 17, quindi venerdì 17, entro il 20 bisognava mandare le osservazioni, perché il 30 la regione ha deliberato, e quando dico il 30 intendo che pomeriggio alle 17
ci è arrivata la deliberazione da parte sempre della dirigente, che avevano già fatto tutto, era già deciso, già cambiato il nome, era, quindi era impossibile riuscire a fare qualcosa in, nei tempi. Comunque noi abbiamo mandato via una lettera l'altro giorno, lunedì, scusate, ieri, una lettera ieri mattina, anche se era fuori 30, ma comunque non saremmo riusciti, perché già il 20 avevamo deciso, quindi non era quella. Una lettera a firma del sindaco di Teglio, il sindaco di Fossalta, dove abbiamo spiegato le nostre perplessità. Questa lettera l'abbiamo mandata al Ministero dell'Istruzione, l'abbiamo mandata al Presidente della Regione Veneto, all'Assessore regionale dell'Istruzione della Regione Veneto, al Sindaco della Città Metropolitana di Venezia, al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, al Presidente dell'UPI, dell'ANCI, al Dirigente Scolastico del Studio Comprensivo e ai componenti del Consiglio di Istituto del Tognatti. Ve la riassumo perché è una lettera che abbiamo insomma, elaborato, molto diversa da quella del 21, dove era una lettera proprio molto più veloce, giusto per dire che c'è qualcosa che non andava nei tempi, e l'abbiamo elaborata anche insieme a un avvocato. Non abbiamo disturbato questa volta l'avvocato Rigo, perché ne aveva già abbastanza. Nella lettera praticamente, al di là di esporre la nostra contrarietà ai metodi, come vi dicevo prima, abbiamo esposto delle perplessità nei modi in cui si svolge adesso, si deve svolgere. Primo, il presidio del territorio. Con il nuovo istituto si dovrebbe mettere in discussione la dirigenza, sicuramente. La dirigente di oggi, del Bertolini, non perché non la conosco personalmente, ma non è un discorso personale, ma è un discorso di figura di dirigente, è una dirigente la quale non aderisce ai progetti del Friulano che Porto Loire sta portando avanti, insieme ai comuni di Teglio e di Cinto. I due plessi, il Bertolini ha detto: noi non partecipiamo, non siamo interessati. E questo, insomma, per la minoranza linguistica ci crea un po' di difficoltà, nel senso che già mettere la stessa dirigente, ci dicono, questa ha delle difficoltà perché non è patentata e comunque a movimentare 12 plessi avrebbe queste difficoltà. Quindi anche questo. Il presidio del territorio: non ci sarà più un DSG a Fossalta, non ci sarà più una segreteria. Noi pensavamo che almeno si potesse dire: bene, la segreteria è unica, però il personale può essere diviso, perché se hanno tipo il Pascoli oggi ha 9 dipendenti di segreteria, se Bertolini ne ha altrettanti, se ne mando 3 da una parte, 6 dall'altra, oggi che si lavora da smart work e quant'altro. Ci hanno già riferito che, siccome questa è una scelta del dirigente, un dirigente non dividerebbe mai la segreteria perché devono lavorare in team. E questa è un'altra perplessità. La perplessità viene sul consiglio d'istituto, il Bertolini l'ho appena rinnovato, essendo che diventa un nuovo istituto, decadono tutti e due e se ne rifà uno nuovo, nuove votazioni, nuove assegnazioni, oppure nessuno la presenta a Teglio e Fossalta. Quindi queste sono, e sto facendo un attimino la sintesi. Quindi noi comunque ci movimentiamo. La città metropolitana, nella figura di due consiglieri, uno è il consigliere di zona, che è il consigliere Alberto Canciani di Concorrenza d'Italia, e il consigliere Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, ieri hanno già contattato e ci sono proposti di darci una mano per portare avanti questa istanza. Questo è il quanto in poche parole. Noi non molliamo, noi andiamo avanti. Il comune di Teglio quest'anno va avanti con i progetti. Domani pomeriggio a Porto Loire abbiamo una riunione per i progetti di culturali, ribadisco, non è tanto di lingua ma di cultura friulana a Porto Loire, per vedere con le classi della primaria e con le classi della secondaria di Fossalta, perché quest'anno noi diamo il nostro contributo viene suddiviso anche su una classe di Fossalta, visto che i nostri ragazzi vanno a Fossalta a scuola, e quindi paghiamo noi anche la parte di Fossalta, se così si può dire volgarmente. Quindi noi comunque procediamo con il nostro progetto e comunque andiamo avanti. La preoccupazione c'è, magari poi verremo smentiti che non cambierà niente,
stiamo cercando un attimino di collaborare con l'istituto dove è possibile. So perché insomma siamo in un consiglio comunale, quindi facciamo politica, so che è girata voce che i comuni sapevano prima le cose, che i comuni non si sarebbero mossi, a me dispiace perché la trovo una polemica sterile, nel senso che ok, se i comuni non si muovono cosa si fa? In realtà appunto potete fare anche accesso agli atti, chiederlo, a Teglio non è mai arrivata comunicazione ufficiale nemmeno oggi. Cioè, nemmeno oggi non è detto ufficiale, l'unica cosa è una chat, una WhatsApp, scusate, della professoressa dettata che mi è arrivato a me appunto il 17-18. E neanche non mi è arrivata neanche la comunicazione ufficiale della delibera regionale, mi è sempre arrivata via WhatsApp, quindi comunque si continua. Queste due lettere, una del 21 e una che è datata ieri, le abbiamo mandate via. Un riscontro abbiamo avuto da Città Metropolitana, vedremo cosa succede. Abbiamo fatto un po' di confusione anche sui giornali, ma questa è la parte politica, quindi va fatta anche così. Qualcuno non è contento, mentre fino al giorno 20 la segreteria della Donazan mi rispondeva in maniera più solerte, dal 20 non c'è più questa comunicazione perché probabilmente dà fastidio che abbiamo alzato la voce. Questo è il quanto, anche se sono commissioni del sindaco, se per caso avete dei dubbi quant'altro, una cosa che sto verificando con gli uffici, quindi col segretario e col nuovo D1 ragazzo che abbiamo assunto dal 1 novembre, quindi chi andrà a prendere in futuro il posto della Franca, ci auguriamo, dopo una data formazione, Giovanni Scappini, 25 anni, un ragazzo di San Giorgio a Tagliamento, laurea triennale in scienze politiche. E quindi insomma sta lavorando, stiamo già, come dicevo nel precedente consiglio, abbiamo già fatto un piano di formazione per lui e quindi insomma parlano con loro, adesso vediamo se per fine anno, a meno che non ci siano modifiche nel frattempo, vorremmo portare un ordine del giorno al consiglio comunale in merito a questo, però va costruito bene, insomma non si può fare una cosa della scuola, in merito a questione della scuola. Sì, non dell'assunzione del ragazzo, scusa, no, della scuola, no, nel senso che abbiamo incaricato il ragazzo, visto che insomma è fresco, quindi può lavorare bene, e col segretario lo stiamo valutando, quindi probabilmente lo facciamo se abbiamo le carte in regola, come si suol dire, perché non può essere solo una polemica sterile, visto che comunque nel tempo stiamo andando avanti, quindi non dobbiamo arrivare dopo altri passaggi, a meno che non ci sia un'apertura nel contempo, non lo so, però mi pareva giusto, visto le voci che si sentono e quant'altro, mi pareva giusto dare un avviso in tal senso. E su questi aspetti, anche appunto dicevo, anche se è una comunicazione, se avete delle domande sul discorso del plesso, ditemi pure, se avete dei chiarimenti da chiedere, sono a disposizione. Prego Mario Geremia. Per la comunicazione, onestamente non ho, ma forse questo dipende da me, insomma non ho sentito polemiche, ecco, da questo punto di vista in giro, no? Per dire, ripeto, sono poco informato, lo ammetto, da questo punto di vista. Quello che stupisce è questo modo assolutamente, come dire, autoritario e irrispettoso di qualunque situazione locale e sociale, perché poi alla fine non dimentichiamo che stiamo parlando di ragazzi, di bambini, di ragazzi che vanno a scuola con evidentemente anche delle famiglie alle spalle, no? Ecco, con i problemi, insomma la quotidianità che c'è, quindi il fatto di perché poi alla fine non sappiamo quali effetti avrà questo tipo di accorpamento, che peraltro investe tutta l'Italia, per dire, ho letto per caso qualcosa anche nel comune, non essendo il mio settore, no? nel comune dove lavoro, dove si parla appunto dell'accorpamento fra l'istituto comprensivo di Zoppola e quello di Casarsa della Delizia. Non so se lì onestamente ci sono state polemiche eccetera, non è questo il punto. Il punto è che dal punto di vista come dire, dell'organizzazione di un servizio che è fondamentale,
non si può agire con l'accetta in questo modo. E io stigmatizzo a questo punto il comportamento della regione, che dovrebbe essere insomma l'ente che in qualche modo tutela questo tipo di interessi, ripeto, che sono interessi proprio di vita comune. Quindi ben venga il discorso, se possibile, di approvare un ordine del giorno, ben venga l'azione politica da questo punto di vista, anche perché non mi sembra che abbiamo altre cose per noi che, cioè, non possiamo fare altro in sostanza che non un'azione politica. La legge dice praticamente che il nuovo numero minimo per il plesso istituto, i plessi non vengono toccati, i plessi hanno una storia diversa per quello riguarda il numero di classi e quindi il numero di bambini per classe, quindi è una storia differente. L'istituto deve avere dai 900 ai 1000 bambini, perché poi ogni regione deve fare i calcoli. Per il Veneto sono 961, il numero minimo di alunni iscritti, frequentanti, per avere l'istituto. L'istituto di Fossalta quest'anno... Sì, nel senso che è l'istituto solo per che rimanga. L'istituto di Fossalta, guarda che fortuna, per fortuna che li ricordo a memoria perché me li hanno tagliati di Fossalta, comunque è 582, mentre quello di Porto Gruaro e Bertolini, che comprende tre infanzie, tre primarie e una secondaria di primo grado, sono 818, se non vado errato. Quindi anche loro sono sotto il numero e quindi li vengono accorpati. Una cosa simile viene fatta a Campagna Lupia e Campolongo Maggiore, dove 1,578 e 1,868, a Scorzè, due istituti di Scorzè ne fanno uno unico, Venezia Campalto e Venezia Mestre, anche lì 500-700 ne fanno uno unico che supera i 1226. L'unico differente dagli altri è Chioggia. Chioggia è l'unico accorpamento che nasce da un delibero di giunta del comune, perché c'è questa metodologia che ci può essere un'indicazione da parte del comune o dei comuni di fare l'accorpamento, perché magari hanno delle difficoltà. E qui fanno un mega accorpamento che adesso dico la verità non si capisce facilmente, perché se guardiamo i numeri hanno sbagliato a fare anche totale, perché sono 490, 500, 761, 732, 727, totale fa 1.105, neanche volendo. Quindi, però sinceramente non ho controllato, perché non erano 7, 14, 21, 28 sui 3.200, sì. Ma al di là di questo, che non è una roba che me ne frega perché non è il mio, quindi guardo il mio, loro hanno preso soltanto quello. Questa è la comunicazione arrivata via WhatsApp che vi dicevo, dove è protocollata dalla città metropolitana di Venezia con protocollo 75.023 il 3 di novembre, mandata dalla regione Veneto, dimissione in rete scolastica del decreto. Il decreto era di giugno, del 30 giugno, ed è arrivata, ecco, il 3 novembre è arrivata, quindi l'hanno portata subito, però la comunicazione non è giunta al destinatario. E si chiedeva, la regione chiedeva proprio, ecco qua, considerato che il provvedimento della giunta, vi leggo solo la finale, della giunta regionale dovrà essere adottato entro il 30 novembre prossimo, vi chiedo cortesemente di dare riscontro alla presente, conserveci nota entro il 20 novembre prossimo 21. La parte prima, vi chiedo di informare le amministrazioni interessate sulle soluzioni individuate, di raccogliere un'eventuale osservazione attraverso la convocazione delle commissioni del distretto formativo, anche con riferimento a quelle di ipotesi che riguardano un unico ambiente territoriale. Per indicare che amministrazioni interessate non intende amministrazioni pubbliche comuni, perché noi non facciamo parte della commissione di distretto formativo, intende solo scolastiche. Quindi la parte politica è stata lasciata completamente fuori, perché è vero che esiste l'autonomia scolastica, per amore di Dio, però è vero che dopo i genitori, giustamente, non vanno a arrabbiarsi dal dirigente scolastico o dai docenti, vengono a arrabbiarsi in comune, che hanno tutte quante le loro, e noi, siccome cerchiamo sempre di portare avanti le istanze, abbiamo deciso come possiamo di portare avanti queste istanze.
Bene, se ci sono altri punti, qualcosa da dire? Sì, lei è interessato, sappiamo, della cosa perché è docente. Devi accendermi. Io, ma anche tanti altri, aspettavano un accorpamento con San Michele, piuttosto che con quel Bertolini, perché da quello che si sa, insomma, anche San Michele non è messo benissimo con, oltre che per questione di vicinanza, che forse sarebbe stato più logico fare Fossalta, Teglio con San Michele, no? Diciamo, ma anche loro non sono messi, da quello che so, non sono messi benissimo, sono oltre il limite? Sì, allora San Michele, allora, tutti si aspettavano, per chi magari segue da un po' di tempo la cosa, tutti si aspettavano un accorpamento eventuale con San Michele. In realtà il problema di San Michele non è un problema di numeri, perché San Michele ha una reggenza che San Michele, non ha un dirigente. Il problema di San Michele, che è in parte il problema anche di Fossalta di Porto Luaro, e parlo di Fossalta perché è sede dell'istituto, è che non sono plessi o sedi facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici. Oggi abbiamo molta dirigenza che viene da un'altra parte dell'Italia. Fino a 2 anni fa avevamo un preside con il Porsche Cayenne, che adesso lavora al Ministero dell'Istruzione ed è segretario mondiale dei maestri cattolici, ed era di Napoli. Questa è di Campobasso, e per venire da Fossalta a Teglio ha dovuto mettere Google Map l'anno scorso perché non sapeva dove c'era. Siamo stati sconvolti quando ci ha detto. Al di là che si sta creando dei problemi anche in altre parti, e mi ha creato dei problemi da altre parti, ma lasciamo stare, non lo diciamo, sono in consiglio. Detto questo, in realtà San Michele non ha un problema di numeri, per quello non c'è il commento. Bertolini aveva un problema di numeri, hanno fatto solo un calcolo aritmetico. Ve lo dico perché Mario Geremia, mi fa piacere, ha detto che non ha sentito più di tanto. Fossalta è molto più sentita, forse perché sei di plesso. Anche nell'ultimo consiglio comunale la loro minoranza ha esposto delle perplessità, come è giusto insomma che sia. Qual è il problema? Il problema è che per esempio il consiglio d'istituto stava ragionando su una richiedere al comune di Gruaro che uscisse dall'istituto che già è dentro, Gruaro Cinto Pro Maggiore a Nonne, per venire col nostro. Non è possibile, cioè nel senso non è prevedibile, non è una riorganizzazione di tutti quanti, è un accorpamento per numeri. Quindi non andranno mai a rompere un qualcosa di già consolidato e costruito negli anni. Forse non avrebbe neanche senso. La sede comunque di San Michele, perché poi loro guardano la sede di Fossalta con la sede di Porto Luaro sono 7 km. Non guardano i plessi, non è che dicono però il plesso o l'infanzia di Teglio rispetto all'infanzia o qualcosa di Bertolini sono a 20. Non interessa niente, non interessa che sono 12 plessi. Loro guardano la sede che sia sotto i 10 km e guardano che il numero degli alunni superi i 961. Questa è l'unica cosa che fanno. Non sto dicendo che hanno ragione. L'unica cosa, questa sì, perché bisogna essere un po' anche concreti, almeno a me piace essere concreto, di là che comunque facciamo politica, che la preoccupazione non è quella oggi di non avere un dirigente, non è quella di non avere il DSGA, direttore e quant'altro. Perché negli ultimi anni non abbiamo un dirigente, abbiamo un reggente assieme ad altri. Prima appunto eravamo assieme a San Michele, adesso siamo da anni insieme al Pascoli, e il numero di plessi è sempre quello per il dirigente. Il DSGA è andato in pensione l'anno scorso, quello che c'era, il dottor Saulino, e sappiamo, insomma, per chi ha seguito un pochettino noi della giunta magari un po' di più, sappiamo che ci sono delle difficoltà insomma anche con i dipendenti, quindi di riscontro. Adesso c'è una persona che forse resta, forse no, quindi il problema è proprio per noi il servizio e il presidio del territorio rispetto alle famiglie, perché questa penso sia la cosa principale. Alla famiglia non interessa tanto, penso, che ci sia un dirigente che si chiami Orazio rispetto a Maria, può venire da qualsiasi parte, l'importante è che se ha bisogno della segreteria ci sia la segreteria, che ci siano i servizi per il figlio che siano ben seguiti,
che vadano dalla pulizia della scuola e quant'altro, perché questo è il problema, è il problema. Perché comunque un plesso che oggi ne ha 582 alunni, sulla carta il prossimo anno ne avrà 5, e parlo di plesso, un istituto comprensivo di Fossalta che oggi ne ha 582, sulla carta il prossimo anno ne ha 572, perché ne entrano 50 teoricamente, parliamo sempre di numeri sulla carta perché poi non so dove li scrivono o no, ma ne escono 60 e quei sono sicuri che a meno che non li bocci non ne escono 60, quindi comunque siamo in deficit di 10, ma sono comunque un numero consistente rispetto agli 818 di Porto Luaro, quindi quasi 600 bambini che non hanno più un presidio, e quindi vuol dire almeno 400 famiglie, penso che non sia opportuno per alcune cose, ormai si è fatto online, però ci sono altri aspetti che vanno seguiti. Noi la sentiamo forse meno perché l'abbiamo già subita anni fa quando siamo andati con Fossalta, la sentiamo forse di più perché siamo abituati ad arrangiarci, quindi sappiamo già come è avvenuta, e quindi sarà un lavoro sempre più forte per noi e per le famiglie per mantenerle, perché sennò il problema ce lo esponevano, e concludo, nella riunione che abbiamo fatto con i genitori della futura prima, io e Valentina, dove potrebbe essere che un dirigente, se pensa che il corpo insegnanti di un plesso abbia delle caratteristiche molto positive, all'uscita della classe, all'uscita della quinta elementare, invece che fargli prendere una classe nel plesso esistente, potrebbe spostarlo in un altro plesso. Quindi quello può farlo perché è un atto che fa il dirigente. Potrebbe non cambiare niente, abbiamo già avuto degli scontri negativi all'infanzia. All'infanzia abbiamo avuto un corpo docente che aveva delle difficoltà, non voglio fare commenti personali, perché però ci sono delle difficoltà riscontrate, il genitore sceglie quello che è meglio per il proprio figlio. Quindi se non se ne parla bene, se ci sono delle difficoltà, il genitore dice tanto più portarlo di qua, più portarlo di là, se trovo il nonno che lo porta, lo zio, il vicino, io, mio figlio, voglio il meglio, ed è questo il fatto che ha portato, per esempio, che molti ragazzi quest'anno, che dalla quinta elementare passavano le medie, non sono andati a Fossalta, sono andati a Corovado. Quindi anche il fatto di avere il pullman che passa, che prima era, ma il pulmino serve, noi abbiamo un pullman che passa, con la TVO, sapete, due fermate per le scuole medie, ma non importa se lo portano a Corovado, perché primo hanno la settimana corta, da lunedì a venerdì, e questo non possiamo sceglierlo noi, non possiamo neanche imporlo noi come comune, è una cosa che devono scegliere il corpo docenti con le famiglie e quant'altro. Ma l'offerta formativa, perché ho avuto riscontro proprio da una famiglia che abita vicino a me, ho chiesto ma scusa perché? Perché se perdiamo, quello che ho sempre detto, se noi perdiamo alunni, perdiamo tessuto sociale. Poi non ci lamentiamo se va via il fruttivendolo, se va via il macellaio, perché uno perché sta male e l'altro perché se non arriva a fine mese, cioè, non è che noi consiglieri possiamo andare a fare tutti quanti la spesa dai nostri, se non è un problema, cioè se una comunità non va a fare la spesa lì, c'è un problema, ma non, perché se la comunità va da un'altra parte, quindi, poi si va fuori, più è normale che se sono a Fossalta, ormai mi fermo a Fossalta, perché come faccio a muovermi, come facciamo a obbligare uno a venire lì? Neanche se gli faccio l'affitto gratuito non ce la faranno mai, perché deve pagare la merce comunque. Quindi vi dico che il problema è che l'offerta formativa data e riscontro tra i genitori, perché poi sono tra di loro che si parlano, non era positiva rispetto di Fossalta, parliamo delle scuole medie. Questo è un lavoro che va fatto, però ribadisco, questo è più riguardante la persistenza dei plessi e quindi delle classi. Sull'istituto è un discorso un po' diverso, nel senso che si poteva, speravamo di essere coinvolti un po' di più, visto che poi siamo noi i primi a interfacciarci con le persone. Bene, ringrazio tutti, sono le ore 20:23, si conclude il Consiglio Comunale. Buonasera a tutti.